proprio una foresta. Guarda. Eccoci qua, nuovo video. Yeah! Shopping! Finalmente! Finalmente! Da una vita che non facciamo vita, shopping, oh. Siamo troppo brave, ragazzi. Non ci potete di niente, cioè siamo state chiuse in casa, soli di clausura, senza comprare niente. Poi avete visto il vlog che abbiamo fatto di shopping, abbiamo fatto vedere tutte le nostre pazzie. Abbiamo fatto il vlog, casomai vi lasciamo il link in sovraimpressione se volete vedere il video. Fateci sapere se vi è piaciuta questa tipologia di video, vlog, shopping, se vi piacciono questi video, fateci sapere con un bel pollice in su, così ne facciamo tanti altri. Adesso iniziamo subito. Siamo andati da H&M, eccolo qua. E veramente non vedevo l'ora, perché in tante mi avete chiesto dove sta. Eccolo qua, mi avete chiesto che sta pure alla rovescia. Vabbè, il vestito quello là che avevo all'evento, mi avete chiesto dove l'hai comprato. Già quando ho fatto l'evento a Caserta, tutte le ragazze, ma facciamo domande sui prodotti bio. Sì, no, ma io volevo sapere, ma che marca è il vestito che hai? Quindi ve lo dico, è questo qua, troppo carino. E anche nel vlog ve l'abbiamo fatto vedere che l'ho preso appunto da H&M. È troppo carino, a me mi ha colpito subito, è molto semplice come forma, insomma, addosso e un po' svasato sotto. L'ho pagato tipo 15 euro, 15 euro solamente, pochissimo, quindi è stato un affare. Poi di questo colore che lei ha scelto, sì, ho scelto, ha detto, sì, prendi questo bordeaux, che ha detto elegante, che si porta sto bordeaux. A proposito, ma ti piace questa sciarpa? No, per ti nulla. Volevo chiedere, perché sai io cosa cioè ti ho reso così bella all'incontro con questo vestito e poi tu ti presenti ora con sta sciarpa. No, perché sai che c'ho un po' di mal di gola, allora sì, vabbè. La sciarpa leopardata mi fa più calore, mi mantiene più, fa passare il mal di gola. Dai, che ti piace? No, ma guarda, c'ho anche la maglia leopardata, cioè, c'ho proprio mia. Il leopardo qua. Cioè, sei proprio una foresta. Guarda. Non capisci niente. Poi ho preso anche quest'altro vestito. Questo qua l'ho comprato sempre da H&M. Infatti inizialmente ero indecisa, quando stavo nei camerini ero indecisa quale comprare, perché anche questo qua mi piaceva tantissimo. E poi alla fine dell'indecisione l'ho preso tutte e due. Però poi ho messo quello là, secondo me era più adatto, perché è più semplice, più sobrio. E però questo anche è molto bello. E anche questo ho pagato poco, c'è ancora il cartellino, perché ancora non l'ho messo. L'ho pagato però 25 euro, un po' di più. Vabbè, perché è ricamato. Tutto ricamato, guarda che bello Nancy. Poi sotto c'è la parte della gonna, è tutta rivestita, quindi non è trasparente. Sì, c'è una fodera all'interno. E qua sopra si ferma qua, fa tipo a cuore. E sopra invece è ricamato, e anche dietro la schiena è tutto velato, ricamato, insomma si vede. Vabbè, è un vestito. Comunque, un po' sexy, diciamo. È sexy, bello, però guarda che bello. Sì, cioè questo bello. Tipo per uscire, per una serata, comunque è molto bello da serata. Poi un bel rosso, proprio rosso fuoco. Jessica Rabbit, mi sembra. Allora, io ho preso questo, guardate, un bel cappottone invernale. Che bello, perché vabbè, mi mancava. Freddo. Sì, no, mi mancava bello, una giacca, diciamo, questo è un cappotto giacca però corto. Molto che bello. Va fino al sedere, chiuso, guardate. Bello. Con tutti i bottoni. Questo quanto l'hai pagato? Abitato. Questo ho pagato non tanto, 39 euro, però dai, è un bel cappotto, bello caldo, bello pesante. Mi piaceva. Vabbè, poi magari faccio vedere indossato, perché così sembra, cioè, un video sacco outfit. Di patate. No, una foto solo del cappotto. Mamma così. Mia, sei penosa. Vabbè. Io ci ho provato, ragazze. Comunque io avevo preso anche questo, Nancy, ti ricordi? Un giacchettino nero. Sì, sì, bello. Molto semplice, che però è molto utile. Tipo avevo pensato di metterlo da sopra a quello là rosso, magari per renderlo un po' più sobrio inizialmente. È praticamente tutto largo così, e c'ha questi inserti laterali che sono velati. Velati, bello. Comunque, elegante. Da sera, sai, carino. Magari io avevo preso un'altra cosa, aspettate. Fa sempre queste cose, non ce la faccio. Eccola qua, che te l'hai dimenticata. Scarpe! Cioè, stivaletti. Sono carini, sono carini, ragazzi, mi piacciono, sono proprio semplici. Sempre da H&M. Sì, da H&M c'erano, sapete quali? Quelli che piacciono a lei, bruttissimi, con tutto quel tacco, tipo carrammato, vabbè, insomma, bellissime. Infatti me le volevo comprare, sì. Però già ce l'ho simili. Infatti, quindi invece ho preso questo stivaletto qui semplice, nero, con un po' di vellutino qui, se si vede. Sì, e vede. Poi c'è il tacchetto, sono proprio comode, queste pure io le ho messa all'incontro, devo dire la verità, sono state proprio comode. Ah, queste ce l'avevi tu, anche da giorno, sì. Poi da dietro giorno, c'è la cernierina. Sì, c'è la cerniera. Sono belle. Sono proprio comode. Quanto anche sono costate sono queste? Questo mi ricordo comunque torna ai 30 euro. Ah, buono. Visto? Sono decopelle? Sì, sono decopelle, sono proprio morbide e
leggere. Sono ecopelle e belle. Sono ecopelle e belle. Vabbè, poi Stradivarius. Nancy dice sempre sì, non mi contraddire. Dove vai ogni tanto sparisci? Cosa sono le cose? Vabbè, Stradivarius, troppo bella, ragazzi. Ho comprato una cosa troppo bella e alla moda. Vediamo, vediamo se ti piace. Solo tu. Vediamo se ti piace. Solo tu. Me la canto e bella sono, vediamo. Se vediamo. Questo non è alla moda. Vabbè, sì, questa sì. Allora, ragazzi, era un sacco di tempo che cercavo queste camicette come si stanno portando mo, troppo belle così. Per fare acqua. Picnic, quando vai a fare il picnic la metti tipo come tovaglina, no, e mangi il panino, la bibita. No dai, una camicia tutta a quadrone come si portano adesso. La ragazza qua di campagna. Madonna mia, non la sopporto comunque. Qua si risvolta, no ragazze? E può venire anche risvoltato così. A me sai come piace portata questa Nancy? Aperta, con tipo una maglia stretta sotto nera. Nera. Non ti piace? Meno male, che? Sì, ma mi piace, ma non me la metterei perché mi sembra comunque una ragazza di campagna. Oh, per no. Fare il picnic, quando fate a fare il picnic. Sì, sì, sì. Ma stai zitta, okay, la prossima andiamo a fare il picnic. Ma back to basic, questa l'ho pagata a 12 euro e è pagata poco. Questa pure questa costa 19, vi diciamo tutti i prezzi perché che molte persone brave si la vedono, dicono ah, è mezzo prezzo. Vedo, devono sapere prezzi. Pure i prezzi, eccoli qua. Allora, questa è tipo bordeaux a costine, se potete vedere, molto bella, fa un bel effetto addosso perché c'ha un mezzo collo e poi è stretta con questo effetto a costine, molto carino. Poi questo colore lo trovo molto elegante. A te piace? È prugna, insomma, così. Sì, mi piace molto, è bello. Segue la linea del corpo, insomma. Sì, sì, aderente. Sì, poi mi piace molto questo tessuto a costine. Costine piccoline piccoline, comunque è molto bella. E tu, sto bustone! Certo, questa volta l'ho superato! Questa volta, sempre! Cioè, sempre! Allora, ho preso questo golfino bordeaux prugna. Copioda, copioda! No, questo è il mio colore preferito del cuore da sempre. Ed è mio. Allora, stavo nel negozio, ma la devi finire, perché non me voglio vedere la questione. Stavo nel negozio, ho comprato questa, mi ha detto, guarda Nancy, guarda com'è bella. Ti ho detto, sì, bella, dopo due minuti sei venuta con questa qua, e hai detto, ho trovato questa. Ho detto, com'è, ma allora sei proprio una copiona. Ragazze! Chi è che indossa sempre capi, prugna e bordeaux? Oh, non ci io, Nancy Amaro, prugna e bordeaux. Eccolo qui, questo è un maglioncino aderente, corto. Mi piace un sacco perché ovviamente i maglioncini in inverno sono, sai, larghi, doppi, brutti, informi. Invece questo mi piace, è aderente. Però dobbiamo dire che è molto sottile. Sì, è molto sottile, va bene per questi tempi qui che fa ancora sempre col freddo per uscire, sì, così, sì. Ma se devi stare per strada c'è una cosa. Vabbè, con un giubbino, dai, è carino, carino, bello, mi piace. Perché a te piacciono le cose corte, sì, corte strette. Strette. Questo quanto l'hai pagato? Ok, 19 euro. Brava, vabbè, comunque quale vi piace? E poi penso più? Questa è più bella. Vabbè, perché il tuo è un po' più elegante. Sfida all'ultimo sangue, all'ultimo prugna. Quale è più prugna? Il mio più bordotto è più prugna forse. Altra cosa bellissima abbinata alla maglia, una borsa. Wow, Lenzi, una borsa sta roba, ha fatto tutto guardaroba. Tutto prugna bordo. Scarpe, borsa, maglia, tutto, giubbino. Giubbino. Cioè Nancy, ti hai fatto tutto l'outfit. E mo ci devi fare un video outfit. Ma con guardate tutte queste cose. Bello. Questo praticamente è il modello di una borsa famosa. Ovviamente questo è Stradivarius sempre. È pezzotto. Pezzotto. Costa 19 euro. Wow, grande affare. Ragazzi, sto colore è troppo bello. È finta, invernale. Non è di pelle ovviamente. Sì, ecopelle, 19 euro. Mi piace proprio un colore invernale, prugna, ancora più scuro forse della maglia. Devo dire la verità che pure bello. Diciamo che di ecopelle costa 19 euro. Non comunque sembra, è poco. Sembra una borsa proprio bella, è cioè, morbida, di qualità. Ragazze, non sembra quelle cose plastificate, brutte. Io se la vedo così mi sembra proprio una bella borsa di pelle. Fa una bella figura, poi guarda. Tutta rigida. Ah, e poi aspetta. E fa vedere aperta, dentro voglio com'è. Far vedere che è aperta, c'è pure la tracolla. Ah, c'è la tracolla. E guardate com'è. È capiente. È capiente. Non mi piace perché è rigida, devo dire la verità, pure a me è piaciuta tanto. Infatti quando stavamo nel negozio e sette, la prendo. La prendo perché sì. Io prendila. Ho un sacco di borse, però così di questo colore. Così me la presti. No, no, non la presto questa perché si potrebbero. Rovinare. Poi ma tu, che tengo già secca che con te. No, perché tu sei sempre leopardata. Ma poi ti metterai una cosa leopardata e ti metti la borsa no, leopardata. Se mi metto solo questa me la presti? Sì, ti devi vestire come dico io e forse te Madonna la presto. Madonna mia, che bene? Problema. Che bella. Poi c'erano pure altri modelli, però questa era la questa più bella. Questa era la più bella. È proprio elegante, femminile, piace, raffinata. Ti piace? Si addice a te, sì, è bella. Guarda che contenta. Si addice a te, sì, è bella. Comunque mi piace, ma a me me le presto abbastanza. Mi costa poco, però è buona, mi piace. Comunque è bella, hai fatto un affare.
poi da Stradivarius avevo trovato pure un po' di scarpe che mi piacevano. Sì, tipo queste qua di H&M. Tipo quelle di H&M, troppo per le ragazze, e non costavano neanche tanto. Uno stivalettino nero da mettere, tipo per esempio quando vuoi stare comoda, però vuoi un po' di tacchetto, no? Che lo stavo cercando così. E purtroppo non c'era il mio numero, sono rimasta troppo male. Ma che ti ridi? Sono rimasta malissima. No, sto ridendo al fatto che siamo andati alla Nike, sapete, no? Cosa è successo alla Nike, che costavano, sì. E sapete poi, perché se hanno visto il video vlog, sapete quello che è successo. Il piccolo inconveniente. Sto ridendo, vabbè, perché per una cosa che è successa ieri in palestra, non so se la vogliamo dire. È vero, in mente, pensando alla Nike, è vero. Che figuraccia. In riferimento a quella cosa del video vlog della Nike. Che cosa? Non ci scusate. Ah! Ti ricordi che è successo ieri? Oddio, oddio. Vabbè, ve la raccontiamo. Questa è proprio una cosa vietata ai minori di 18 anni proprio. Ma è pure un po' horror come storia. Da panico, vabbè, da paura proprio. Panico. Cioè praticamente erano tipo le 10 di sera. Eh sì, 10, 10 e mezza. Noi siamo sempre le ultime a uscire dalla palestra. C'è da dire questo. E praticamente cos'è successo? Siamo andate a farci la doccia e mentre stavamo, ci spogliamo, c'eravamo nude praticamente, hot proprio, se non avendo hot. E praticamente mentre ci stavamo sotto la doccia, belle buono, manca la luce, cioè spegne. No, ma tutte le luci di tutta la tutte palestra. Tutte le luci e anche la musica, perché c'era anche la musica. Ma ragazzi, tutto è buio pesto, non si vede nulla, nulla. Io col terrore che ci avevano chiuso dentro, cioè che la palestra doveva chiudere dopo pochi minuti, io inizio a gridare. Aah! E lei poi gridava, io facevo, ci siamo ancora noi, non chiudete, ah! E gridavo, e lei poi faceva, non gridare, se no poi entrano per vedere, ci trovano nude, ci vedono nude. Madonna mia, comunque una cosa troppo comica. Diciamo che a me ti succedono sempre queste cose. E poi lei è uscita, tipo con l'asciugamano, tutta roba, al buio, non so che si è messa. No, ma non mi sono vestita. Asciugamano. Ho preso un asciugamano qualsiasi, alla fine ero nuda, e sono uscita là fuori, tutto mi buio. Però a questo là davanti ho detto, senti, ma come tu hai spento, ci stiamo lavando. Vabbè, comunque ho fatto una figuraccia di quelle proprio tremende. Vabbè, nuda così come mamma l'ha fatto. Io nel frattempo che ti volevo raggiungere ho sbattuta vicino al muro della porta. Cioè, ma dove devo andare? Sbattevo nella porta. No, ma la cosa bella è che lei è tanto coraggiosa e ha fatto il video horror, si è bloccata. Dalla porta e boom, boom. Tutto buio, io vabbè, piano piano so che l'ho trovata là. L'hai raggiunto, che ti ha detto? Cioè, che sei coraggiosa. Vabbè, ho sbattuto della porta perché però non si vedeva niente. Se eravamo da sole eravamo molto peggio. E infatti adesso mo, quando andiamo a farci la doccia, avvisiamo sempre, guardate che noi ci stiamo andando a lavare, non spegnete. Comunque la paura, prima o poi ci chiuderanno dentro in palestra sicuro, noi dormiremo là. Vabbè ragazze, vi faremo sapere eventualmente. No, perché neanche il cellulare ci portiamo, quindi staremo proprio là chiuse dentro. E ragazze, speriamo che questo aneddoto vi sia piaciuto. Mi raccomando. A noi non è piaciuto questo aneddoto. A noi proprio no. Viverlo non ci è piaciuto. Comunque lasciate, dateci un bel pollice in su se vi piacciono i nostri video, se shopping, vi teniamo compagnia, se vi facciamo sorridere. Vi mandiamo tanti tanti baci e ci vediamo al prossimo video. Ciao. Sempre con il mio accessorio leopardato. Grrr. Ciao. Ciao. È impazzita, cosa vuoi? La voglio togliere. Ah, ma ce la volevi strozzare. Ciao ciao, ciao.